Vediamo. Allora, un caffè canto alla mela. Allora, una crema per le mani, Sì, sensus. sì. Ah, quindi una bella crema per le mani, non male, No, no, per niente. Ogni biglietto viene pescato, cioè abbiamo una bolla dove il cliente quando viene pesca e trova questo pensiero, insomma. Una lotteria solidale con tanto di estrazione dall'ampolla per richiamare al senso di unità. Questa l'iniziativa partita dal negozio Air Force di Via Ghibellina a Firenze, pieno quartiere 1, che ha l'obiettivo di promuovere il commercio di tutte le attività che compongono il tessuto rionale, gravemente colpite da questa emergenza. No, è nato tutto da noi, abbiamo detto i regali comunque li facciamo uguali, allora abbiamo pensato di investire nelle attività del rione. Ma i clienti hanno risposto a questa pesca solidale? Piace, è un'idea che piace molto, sì. Le attività del quartiere hanno partecipato volentieri e quindi vediamo a nuovo i riscontri del quartiere. Loro sono avanti agli altri saloni di bellezza perché ci coccolano da sempre. Scendere in campo, dunque, per il quartiere ed i suoi commercianti, regalando dei buoni da poter spendere nei negozi, bar, pasticcerie e ristoranti della zona Ghibellina, San Pierino e dintorni. E la gente è molto entusiasta, specialmente i nostri colleghi commercianti qui nella zona sono molto entusiasti di questa cosa perché, essendo stati chiusi per molto tempo, dice, siete gli unici che ci avete dato qualcosa in più. Eccole anche una pesca per pensare non solo a noi, ma ad altri. Vede, con un gesto si aiutano tante persone. Cerchiamo di riattivare le attività del quartiere e creare un po' di movimento in questa zona e sperando nella ripresa per tutti il più presto possibile. Siamo tutti sulla stessa barca, questo l'hashtag che guida la nobile iniziativa e che, soprattutto, trasmette un messaggio significativo. Aiutiamoci a vicenda per provare a resistere. Cosa sospetta di vincere e poi la lascio? Qualunque cosa, ma sarò contenta comunque. Dopo i capelli vado a fare una bella colazione e merenda, insomma, benissimo, Cosa c'è di grazie. meglio? Cosa c'è di meglio? Come dicevo, coccole a volontà.